Finalmente il Natale è arrivato su Fortnite, non vedevo l'ora! Guardate, guardate, guardate ragazzi, sono Babbo Natale! Ma cosa sì. Bellissimo! È bellissimo! Ehi, però aspettate! Dobbiamo andare ad aprire regali! No Nina, niente regali ancora, niente regali, adesso si gioca e voi siete la squadra prescelta natalizia, la squadra degli amici di Mattiz Natalizia e non potete assolutamente avere queste skin, dai! Visto che oggi sono io Babbo Natale, Nina, te lo faccio il regalo, va bene? Ok, mi regali un cornetto canutella? No, in realtà non ti regalo un cornetto canutella, molto meglio. Innanzitutto inseriamo il supporto al creatore Mattiz nel negozio oggetti, ovviamente per tutte le festività natalizie. E poi andrò a regalare ad ognuno di voi una bella skin d'accompagnamento natalizia. Ad esempio, bello! Non lo so, vediamo un po'. Sì, lo so, oggi mi sento buono, oggi mi sento molto bravo. Quindi grazie, compriamo Matti come regalo questo e mandiamo la Cina Vale a Jess. Non so se mandarla giù, voi che ne dite? Io direi di sì, io direi di sì. Per favore. Ragazze, faccio voi che ne dite? Ecco, esatto, brava Jess. Faccio una battuta, Joe, intanto che io trovo il tuo nome. Non lo trovo. Come non lo trovi? Eccolo. Allora, io ti ho selezionato. Prima però devi fare una battuta. Altrimenti non avrò la skin, mi vuoi dire, Matti? Esattamente, non sarai un bravo folletto natalizio. Va bene, va bene. Fidatevi di me, questa è bellissima. Un bambino dice alla madre: mamma, mamma, dov'è Filadelfia? E la mamma, sapete cosa risponde? Figliolo, nel frigo. Sì, lo sapevo. Wow, complimenti Jess, grazie. Hai pure indovinato la sua battuta. Wow, comunque ho regalato a tutti una bella skin. Mettetevela che possiamo incominciare. Ragazzi, ascoltatemi un attimo perché sto per dirvi qualcosa di molto ma molto interessante. Innanzitutto perché ho un cappello di Babbo Natale, perché oggi vi voglio proporre un regalo perfetto per i gamer. In particolare vi voglio parlare di Paysafe Card. Perché Paysafe Card è il regalo perfetto per i gamer? Perché regalando una Paysafe Card a un amico o a un fratello, a una sorella o a qualsiasi altra persona che gioca ai videogiochi, la persona che riceve il regalo potrà utilizzare la Paysafe Card per acquistare in modo sicuro tutti quanti i videogiochi online che preferisce, oppure fare degli acquisti all'interno di un videogioco, proprio come andrò a fare io tra pochissimo. Questo è il mio conto Paysafe Card, è un conto che si ottiene gratuitamente e in questo momento andrò a riscattare un codice per ricaricare il mio conto. Non mi basterà che cliccare infatti e inserire il codice a 16 cifre. Codice inserito ed eccolo qui, totale 25 euro. E adesso la andrò a utilizzare per shoppare una skin su Fortnite. Potrete acquistare le Paysafe Card nel tabaccaio, al supermercato vicino casa e in tutti i negozi che vendono Paysafe Card. Ovviamente potrete creare il conto completamente in modo gratuito, proprio come ho fatto io dal mio cellulare. Adesso infatti shopperò dei V-Bucks attraverso la mia Paysafe Card. Non mi basterà che cliccare acquista, seleziono Paysafe Card, eccola qui, effettuiamo l'ordine e adesso non ci basta che inserire i dati del nostro account. Oppure possiamo utilizzare anche il metodo di pagamento Scan to Pay. Infatti io scannerizzo il codice QR con il mio cellulare attraverso l'applicazione Paysafe Card, scannerizziamo e ora non mi basterà che cliccare pagamento sul mio cellulare e dovrei aver completato tutto quanto. Pagamento eseguito. Ed eccoli qua i miei V-Bucks. Ben 12.000 V-Bucks sommati a quelli che già avevo. Andiamo a shoppare subito una bella skin natalizia con i miei nuovi V-Bucks. Ad esempio la versione femminile del pan di Zenzero. Ma che bella! 3, 2, 1, let's go! Che bello! Anche il busto di Babbo Natale. E comunque vi stavo dicendo, ricordate di utilizzare il codice Mattiz. Si toglie ogni 14 giorni, quindi controllate bene di averlo reinserito e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso ragazzi, quello che dobbiamo andare a fare è trovare gli aeroplani. Io ho messo il ping là, ma devo essere sincero, non li trovo. Dove sono? Qua, sono qua. Ah ecco, sono lì sopra, bravissimi. Eccoli. La challenge che andremo a fare oggi amici è giocare tutta la partita sopra i nuovi aeroplani di Fortnite. Che ne dite? Ma sopra gli aeroplani tutta la partita? Ma perché sopra gli aeroplani? È impossibile. Perché è divertente. Come perché? Comunque saliamo tutti sullo stesso, saliamo tutti sullo stesso. Venite. Vi sto aspettando. Perché non si ferma? Ho un problema. Vi conviene salire? Io non riesco a fermarmi. Ok, si è fermato. Vai Ninna. No! Corri Ninna! Sta cadendo. Ah ok, si può fare retromarcia. Perfetto. Ok, ci siamo tutti quanti? Ok. Siamo pronti. Aspetta, non so come si accelera. Così! Woohoo!
È bellissimo. Vi devo dire la verità, non sono molto bravo a pilotarlo, ok? Sì, ah, perfetto. Ok, vabbè, però state tranquilli, fidatevi di me, ce la faremo. Woohoo! Guardate che bello! Ok, mi è venuta un'idea, guardate che cosa so fare. Io guido quest'aereo da 2 anni, ce l'ho da quando l'avevano messo nella season 7 di 2 anni fa. Guardate un po', okay. 3, 2, 1, woohoo! Oh mio Dio. Che ne dite, vi è piaciuto? Io ho paura! Ci sta. No, Nina, non devi avere paura, devi fidarti di me. Io sono bravissimo e vi mostrerò come riusciremo ad arrivare fino alla fine della partita con il nostro aeroplanino. Ok. Perché sto cadendo? Aspetta! Perché sta cadendo in picchiata? Stiamo precipitando. No. Matti, aspetta. Aspetta. Matti, ragazzi. Matti, aiuto. Sono troppo giovane per voi. Aiuto. No. Ok, salvato. Era solo uno scherzo in realtà. Ero io che lo stavo pilotando così. La stiamo vista brutta. Va bene, io direi di andare in safe. Sarà una partita normalissima. Okay. Quindi in realtà qualcuno di noi dovrebbe anche scendere per prendere delle armi. Perché dubito che riusciremo a vincere. Io. Sì, io affiderei il compito a Joe. Che ne dici, Jess? Certo. Sì, va bene, scendo io. Però una domanda. Ma poi aspetta un attimo. Aspetta. Vai. Abbiamo anche la mitragliatrice. Oh, wow. Fantastico. Ma questo è fighissimo. Guardate. Woohoo! Come carburante ridotto. Come carburante ridotto. Gli aerei hanno la benzina. No. No, carburante esaurito. No. Che dire, ragazzi. Io vi dico la verità. Complimenti. 2 anni fa, quando c'era questo aereo, non c'era il carburante. Ah, ok. Ora che cosa facciamo con questo coso? Ecco, vai a prendere un po' di benzina, dai. Dove, ragazzi? Ah, non lo so, tu prendila e basta, insomma. Vabbè. Dell'acqua. Andiamo tutti insieme. Ma che acqua? Ma puoi mettere l'acqua dentro un aereo? Non lo sai, lasciamo stare. Allora, ci sparano. No. Andate sotto la sabbia. Giù. Usiamo la strategia che abbiamo imparato insieme. Ok, ora dobbiamo andare da un benzinaio. Dove si trovano i benzinai qua? Per la strada. Giusto, per la strada. Hai proprio ragione, sì. Ninna. Non so che dire, ragazzi. Dobbiamo andare in strada e sperare di trovare una tanica di benzina per caricare il nostro aeroplano. Se no, non vedo davvero alternative. È trovata? Sì. Cosa? Ma di già? Perfetto. Ma io pensavo fosse una cosa impossibile trovarla. Invece, ok, va bene. Continuiamo a giocare allora. La challenge è ancora salva grazie a Ninna. Perfetto. Cosa mi dai in cambio per averla? Ehi, scusa un attimo, ma ti ho già regalato una bella skin natalizia. Ok, va bene. Dai, penso che possa bastare, no? Quel tuo trasformazione. Non mi convince tanto. Però vabbè. Jess, andiamo a ricaricare l'aeroplano. Vai. Vuoi provare a guidarlo tu? Non mi fiderei tanto. Va bene, allora facciamo così. Facciamolo guidare a Jess. Lo guiderà Jess, esatto. No. Devi affrontare le tue paure. Devi affrontare le tue paure dell'altezza. Aspetta, ma come si ricarica? Non lo so, prova a premere il tasto per sparare. Sta caricando? Ragazzi, sì, Ninna, stai mettendo benzina. Devo dire che siamo proprio carini. È vero, siamo davvero bravi. Siamo la squadra di Natale più bella del mondo. Ninna, ti sei resa conto? Stai riuscendo a caricare un aereo per la prima volta nella tua vita. Carissima, Ninna. Ecco, senza di me voi non andavate da nessuna parte. Hai proprio ragione. Il problema è che hanno attivato una taglia su Jess. No, ragazzi. Ok, ragazzi. Aspetta, saliate. Ma che saliate? Salite sulle... Aspetta, Ninna? Ninna? Cosa stai facendo, Ninna? Perché lo stai pilotando tu? No, ragazzi, perché lo sta guidando Ninna? Aiuto! Io non pensavo di poterlo guidare, ho sbagliato. Mi stanno sparando. Prova ad andare nel punto zero. Prova ad andare sulla sfera. Vediamo che succede. Sono curioso. Vai giù. Ninna, mi sta girando la testa, te lo dico, Ninna, non ci sto capendo più niente nella dov'è mia vita. Dov'è la sfera? È sotto. Vabbè, vai dritta. Fai qualcosa. Forse è un po' rischioso. Joe, forse un po' rischioso. Cosa? Non dovevamo farlo. Ragazzi, scusate. Scusate, non dovevo. Lo vado a prendere subito. Non dovevo. C'è una persona sotto. C'è un nemico. Cavolo. Andate a prendere l'aereo. No, raga, mi stanno sparando. Correte, non volevo farlo. Però dai, ammettetelo, vi sto facendo divertire, vero? Sì, grazie per la skin. Sì, dai. Cavolo, ok. No, ragazzi, c'è un altro nemico. Io sto andando sotto la sabbia. Dobbiamo ritrovarci tutti all'aereo prima che sia troppo tardi. Io adesso prenderò l'aeroplano e verrò verso di voi. No, Ninna, così muori. Porca miseria. Uno grillato.
Ok, bravissimo. Oh, sentite, ho deciso, combattiamo. Basta, combattiamo. Un altro pilato, Matti. Sono salito sull'aereo. Raga, ho sbagliato. Ok, non fa niente, non fa niente. Andiamo, andiamo. Perché si è bloccato? No, vabbè, mi si è bloccato l'aereo. Non ci credo. Non ci credo. No, c'è un nemico lì. Porca miseria. Sali, sali. Ragazzi, si è bloccato. Ok, ce l'ho. Ninna, Ninna, sono qui. Sali. No, non sei salita al volo. Sto cadendo. Sono caduto. Porca vacca. Ma porca miseria, perché non riusciamo a prendere un cacchio di aereo? Ok, ho capito, ho capito. Qua finisce male, qua finisce male, qua finisce male. Via. Sta per scoppiare. Ha 37 di vita il mio aeroplano. No, no, no. Ragazzi, no, provate no, a no, scappare, provate a scappare. Vi aspetto qui. Sto morendo, ma sono a terra. Ah, oh, Joe è morto. Vabbè. Aiuto, aiuto. Ragazzi, c'è un nemico davanti. Sì. L'hai ucciso? Sì. Ok, no, bravissima. Ti prego. Io vi dico la verità, sto avendo qualche problema nel pilotare questo aereo. Solo 37 di vita l'aereo. Prima o poi esploderà così. Ragazzi, io sto per morire. Oh no, anche Ninna è morta. Ma porca di una miseria. Jess, Jess, sali al volo. Sali al volo. Girati, girati. Sali, sali. No! No. Oh cavolo, se mi danno un colpo sono morto. Se mi danno un colpo sono morto. Porca miseria, devo scrivere. Che io ho la taglia. Allora, se riesci ad arrivare qua, Jess, ti faccio risalire. Ok, sono atterrati in modo molto, molto tranquillo. Ok, Jess, siamo rimasti solo io e te. Io sto provando a mettere benzina. No. Mi sono incastrato. Attenta, Jess, no. Hai un nemico davanti, spara. Ah, bravissima. Sì. Ma cosa stai combinando, Jess? Ragazzi, mi si è incastrato. Ho fatto tipo tre persone fuori. Ma che stai facendo con l'aeroplano? Avete visto che cosa ho fatto? Sì, ho visto. Oh, ok, perfetto. Non ci credo. Dovete vincere per noi. Sì, Ninna, esatto. Lo faremo. Devo solo riuscire a capovolgere. Ciao aereo. Perché vola? Ma sei fortissimo, hai fatto volare. Aspetta. No, guida tu, devo curarmi. Sì, okay. Ok, dobbiamo curare pure l'aereo però. E io stavo pensando che magari mettendogli un po'. Che arriva. È il taxi! Chi è quello? Chi è? No. Se ci danno un colpo esplode. Se ci danno un colpo esplode. Oh mio Dio. No. Scappa. Come facciamo? Mi sa che ci serve un falò. Se utilizziamo il falò, si dovrebbe curare anche l'aereo. Sì. Non prende fuoco l'aereo? No, dovrebbe curarsi proprio come le... Oh no, il carburante no. E il carburante no. Se ne prendessimo un altro? Sì, il problema è dove lo troviamo. Comunque qua c'è un falò. Un falò davanti a te, Matti. Ok. Carburante. Porca miseria. Avete risolto la situazione. Sì, abbiamo risolto la situazione. Se riuscissi ad andare lì. Ok, fermati, fermati. Ma porca di una miseria, non riesco. Arriva un taxi. Scappa. No, è esploso l'aereo. No. Combattiamo. Facciamolo tutto questo. Fuori. Combatti. Per il nostro aereo. Oh cavolo. Ma mi ha buttato via. Ci credo. No. Porca miseria. No. Porca miseria. Scusami, Jess. È tutta colpa mia. Non so pilotare l'aereo, ok? Matti, la situazione è nelle tue mani, lo sai, vero? Dietro. Sì, la situazione è nelle mie mani, era. Giusto? Era nelle mie mani. Oh no, Ninna! Ninna! Ti hanno fatto fuori? Sì. No, ragazzi, dobbiamo andare a salvare Ninna, non me ne frega niente. Andiamo. Ora andiamo, abbiamo tipo infinite taniche di benzina. Hanno l'aereo pure loro, va bene, sarà una guerra, ho capito. Andiamo, ragazzi, facciamogli vedere chi siamo, ok? Ora però scendiamo dall'aereo perché sennò non ci capisco niente. Ok. Ok. Eccoci. Stanno sparando? Ok, scendete. Perfetto. Io sono qua da lui, Matti. Ok, andiamogli addosso. Bravissimi! Bravissimi! Bravi! Sì. Ok, ce n'è un altro. Ce n'è un altro, okay. Mantenete la calma. Ok. Ah, cavolo, è andato sopra. Io non ho molto materiale. Ok, è stato 30. Oh, okay. Distruggiamo tutto sotto. Così aspetta, cade. Aspetta che sono salito no, anch'io. No, è one. L'ho preso. Sì. No, abbiamo finito. Bravo, no, non ho fatto in tempo. Chi è che ha sparato? Vabbè, ce n'è un altro. Chi è che spara? No. Dietro di voi. Aspetta, dov'è? No. Dove cavolo è il pompa? Arrivo. Arrivo, Jess. Sì. Ok. L'hai ucciso? Fatto. Sì. Sì, bravo, Jess. Bello. Aspetta, dobbiamo andare a prendere la carta di Ninna. Dov'è? Dove ti hanno ucciso? È sotto. Ok. È lì. Eccola. C'è anche quella di Joe. Sì, c'è anche quella di Joe sopra. Perfetto. Dai, che rianimiamo tutti e andiamo a vincere la partita sull'aereo. La tempesta. Oh, cavolo. Prendi la carta. Io prendo l'elicottero. Preso. Ok, l'aereo. Ok. Corro. No, vieni, no, Jess. No, sono uscito. Porca miseria. Aspetta. Oh, no. Dove sei? Esci dalla tempesta. Oddio, cosa ho fatto? Stiamo messi male, ve lo dico, Stiamo messi davvero male con la benzina ora. Cavolo. Io volevo curarmi così liberavo l'inventario. Però non ce l'ho fatta. Insieme forse è arrivato a carburante pieno, Ah, no, con questa che ho io a carburante pieno ci arrivo. Il problema è, okay, è poi come arrivare alla fine della partita. Ok, adesso arriviamo alla parte seria della partita. Siamo riusciti a sopravvivere per tutto il tempo sull'aereo. Ora dobbiamo arrivare alla fine. Non so come faremo, ma dobbiamo arrivare alla fine. L'aereo, ragazzi, ci hanno rubato l'aereo? No, però no, 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 no
Come faccio? Ah, aspetta, faccio io. Si può fare la retromarcia con un tasto, se non sbaglio. Porca miseria, esci. Lavati. Ok, perfetto, okay. Salvato. Ho perso un po' di vita, ma ci sono. Ok, ora però come faccio a fare manovra? Aiuto! Ho sbagliato! Ho sbagliato! No! Ok, ci sono. Ma cosa stai facendo? Oh, guarda Nina, ci sono i regali. Sì, esatto, ti volevo dire quello prima. Matti, ho un regalo per te. Dimmi, Gio. Sei pronto? Vai. È una barzelletta. Uno, due, tre. Guarda qua. Oh, grazie. Che bel regalo di Natale. Lo apprezzo molto. Grazie. 6 secondi. 5. Ok. Ninna. Gio, vuoi guidarlo tu? Io sto andando a piedi. Ok. Scappa, Gio. Va bene, andiamo. Ok, parti. Sì, ma non dentro casa. Mi rimane che ho detto sei sicuro di farlo, Gio. Porca miseria. No, dai. No, vabbè, non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Scrivete Gio rompi aerei nei commenti. Porca miseria. Esatto. Porca miseria. Ninna, Gio ha fatto esplodere l'aereo. Bene, ho fatto bene ad andare a piedi. Vabbè, ci giocheremo quest'ultima parte della partita a piedi. Che dobbiamo fare? Vabbè, porca vacca. Oh, oh. Ci stanno curando. Sì, sì, ci sono dei nemici lì davanti a te, Ninna. Ho le granate. Ho le granate. Sì, scusami, avevi ragione, Jess, effettivamente era una buona strategia. 105. Ma ormai abbiamo iniziato. Ok, colpito. Una tecnica. Ok, cosa Ninna? Sì, ma di benzina. Non abbiamo più l'aereo però. Vabbè. Ok, combattiamo, let's go. Vinciamo questa partita natalizia. Vinciamo la partita natalizia. Fuori. Ok, a terra uno, perfetto. Bravo, dai così. Oh yes, let's go. Non mi batterete mai. Devo vendicare l'aeroplano. Andiamo a vendicare l'aeroplanino. Dov'è finito il nemico? Ucciso. Grande Joe. Oh. Uno da me. Bravo. Non ho vita. Ninna, mi hai rotto la scala. Scusa, ma ho ucciso quello. Ah, ok, perfetto. Rimangono 13 persone, dai. Nemico! A terra. Dov'è? Qui. Ok, lo voglio perquisire per vedere dove si trova il suo amichetto. Amichetto del pesciolino, dove sei? Eccoli, un altro. Ok, eccoli. Questi sono agguerriti. Andiamo. Ce la faremo. Sta scappando, non è agguerrito, ha paura. Ok. Mamma preso? Mia. Sì, e ho preso lui, 105. Ok, non ha più scudo, andiamo. È qui dentro, vai. Col piccone. Mi serve un medikit, raga. Non ho nulla, purtroppo. Ragazzi, siamo 4v4v1. Aspettate, c'è una mongolfiera. Esatto. Davvero? Ok, andiamo dall'airdrop, sì. C'è un nemico lì? C'è un medikit. Sì, ci sono dei nemici dentro. Nemici. Ok, ragazzi, quelli sono gli ultimi nemici rimasti, ce la possiamo fare. Ok, vado di cecchino. Vado di... forse non no, vado di sono cecchino. Quasi morta. Ok, faccio fuori lui. Perfetto. No. Ok, ragazzi, l'ho ucciso. Oh, cavolo, Gio. No. Grandi. No. Un altro. Vai. Aia. Vai. Sì. Ok. E ora cosa dobbiamo fare? Andare in safe. Sì, andare in safe. Brava Ninna. Gio, lo faremo per te. Lo faremo per l'aereo. Grazie, che hai fatto esplodere. Anche sì. Soprattutto per quello. Nemico? Eccoli. Sono due. Dov'è? Qui. Eccolo. Appena si ferma lo prendo. Appena si ferma lo colpisco. Ma si stanno sparando. Ma sono nemici. Si stanno sparando a vicenda. È rimasto l'ultimo. Bom. Ok, lo prendo col cecchino. Aspettate, fatemelo uccidere a me, vi prego. 3, 2, 1. Bom. No, me l'hanno rubato. Ninna, mi hai rubato la kill. No, non ci credo. Sono un genio. Hai fatto la tua prima uccisione rubando la mia ultima uccisione. Siamo una squadra fortissima. Siamo una super squadra, Jess. Dillo con più energia. Siamo fortissimi. Esattamente. La partita di Natale è stata ufficialmente vinta. L'obiettivo era restare sull'aereo per tutta la partita, ma a quanto pare a Joe non andava bene questa idea. Quindi abbiamo supporto a creatore Mattiz. E mi raccomando, provate anche voi a vincere la partita di Natale.